tornano a circolare i treni sulla Sulmona L'Aquila, completati gli interventi di potenziamento tecnologico avviati lo scorso 29 luglio. La linea sarà riaperta lunedì al traffico ferroviario ed il primo convoglio a transitare sarà il regionale 23801, che partirà dall'Aquila alle ore 6:20. Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, ha portato a termine i lavori effettuati nel periodo estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea. Sì, in questo momento possiamo proprio vedere uno dei lavori tipici che è stato svolto durante questo mese di lavorazioni. È stata fatta una posa cunicoli sia a destra che a sinistra del binario, proprio per cunicoli che ospiteranno la fibra ottica, in modo da creare una ridondanza, tutto nell'ottica di diminuire le ripercussioni che possibili guasti potrebbero avere sulle marce dei treni. Insomma, un singolo guasto, una rottura non provocherebbe l'arresto del treno e tutto ciò a beneficio dei viaggiatori. Naturalmente, oltre alla posa, devono essere fatti degli attraversamenti, quindi sono stati fatti degli scavi per poter attraversare il binario. Parliamo di 40 chilometri di cunicoli posati, più di 40 chilometri di cunicoli posati. Durante queste lavorazioni ci siamo concentrati proprio sui lavori vicini alla sede ferroviaria, che devono essere svolti in assenza di circolazione, mentre vanno avanti anche i lavori ai fabbricati che ospiteranno le apparecchiature. E queste nuove tecnologie portano vantaggi sia in termini di sicurezza, ma anche di performance dei treni e di affidabilità dell'infrastruttura. Impegnate giornalmente sui cantieri circa 90 persone, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, per un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. Fermiamoci. Qui quali sono stati i lavori eseguiti? Abbiamo svolto un consolidamento strutturale del portale di questa galleria artificiale. Questa galleria denominata Galleria Ponte Canale ha la funzione di far scavalcare l'acqua che proviene dal Monte Sirente ed è destinata al fiume Aterno. Qui invece? Sì, come potete vedere, insomma, la linea è impervia e c'è un difficile accesso stradale, per cui è stato necessario l'utilizzo di carrelli che si muovono su rotaia per posare il materiale e sistemarlo nel migliore dei modi, rispettando tutti gli standard. I lavori naturalmente non si fermano qua, proseguiamo a lavorare di notte in assenza di circolazione ferroviaria con lo stesso tipo di lavori, e accompagnati da tutto quello che avviene lontano dalla sede, quindi costruzione di fabbricati che ospiteranno le apparecchiature tecnologiche, parliamo di apparati centrali computerizzati, ma anche di antenne BTS, perché il nuovo sistema comunicherà via radio costantemente con il treno, pertanto abbiamo bisogno di una copertura GSM completa e ridondata.